Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi videocreazioni misto. Infatti vi farò vedere dei biglietti, delle scatoline, e degli anelli. Quindi parto proprio da questo biglietto qui, che è un biglietto appunto che ho realizzato grazie all'ausilio della Envelope Punch Board. E è un biglietto molto semplice, credo che accompagneranno i miei regalini di Natale. E quindi ho realizzato questo fiocco, ne ho realizzati vari in realtà, ve li faccio vedere tra poco. E questo è appunto con il bianco e il rosso. Vorrei scrivere Buon Natale qui sulla base del biglietto perché secondo me dà un tocco in più alla card stessa. È veramente molto molto semplice. Ho semplicemente piegato una striscia di cartoncino e ho stondato gli angoli grazie all'envelope e ho realizzato questo fiocco decorando poi con queste perle adesive. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piace. Sulla stessa tipologia di quello lì ho realizzato questo che è più piccolino. Vorrei finire di decorarlo anche questo qui in qualche modo. Adesso vedo un pochino, però devo dire che anche così non mi dispiace. Questo fiocco è molto importante sulla parte davanti del biglietto e questi qui sono carini perché possono servire anche da segnaposto, in un certo senso, possono decorare anche la nostra casa. Io infatti ho intenzione di fare una serie di biglietti e poi di poggiarli appunto sparsi per casa. Poi ho realizzato questo fiocco qui con un cartoncino lilla, sempre con l'envelope punch board. Ho seguito un tutorial, ve lo linko nel box informazioni come sempre. Questo è appunto su lilla. Poi ho realizzato questo qui, è un po' un esperimento andato a male, infatti è uscito fuori da un errore e quindi ho cercato di rimediare al bene e meglio. In poche parole, io avevo creato un alberello con qualche strisciolina, però non mi piaceva l'effetto, non mi risultava molto vuoto, eccetera. E allora ho deciso di riempirlo con delle striscioline di washi, diciamo sfalsate, in modo appunto da creare questo effetto torta albero. Non so nemmeno io come definirlo. Questo è il risultato e alla fine questo non è un biglietto, ho realizzato un mini 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 album composto da 3 pagine. Qui, come vedete, ho forato il tutto e ho applicato questo nastrino che secondo me si abbinava perfettamente alle colorazioni del biglietto. E niente, ve lo faccio vedere anche se non è il massimo. Comunque andiamo avanti, gli errori ci servono per crescere. L'ultimo biglietto che invece mi piace tantissimo e che ho realizzato in questi giorni, di cui ho realizzato anche il tutorial che troverete sempre sul canale e anche nell'info box qui sotto al video, è questo qui. Questo biglietto l'ho realizzato con delle perle cilindriche in legno che avevo da tempo. In questo periodo mi sto dedicando un po' al decluttering creativo, cioè sto cercando di riutilizzare tutto ciò che avevo fermo da tempo per creare qualcosa di diverso dal solito. Questa è una di quelle e a questo biglietto ho voluto abbinare anche la mia passione per i bijou in un certo senso perché ho appeso queste palline. A me piace tantissimo, non so, spero che piaccia anche a voi, fatemi sapere. All'interno ho incollato appunto queste filigrane di carta a mo' di cornice per appunto racchiudere e magari scrivere qui un pensiero appunto per Natale.
Oltre a questo biglietto qui ho realizzato due scatoline che sono semplicissime e al loro interno ho degli anelli. Eccoli qui, vi faccio vedere così. Allora, ho realizzato questa scatolina qui che è bianca, andrò a decorarla poi con un nastrino colorato o con una coccarda, non lo so ancora. E questa scatolina qui con una carta a tema giapponese, è una carta che avevo acquistato tempo fa da Lidl in uno di quei set bellissimi che appunto Lidl mette in offerta ogni tanto. Queste due scatoline sono molto piccole e per realizzarle ho seguito il tutorial di Mirarte, Mirella, ve lo lascio sempre nel box informazioni. Poi ho realizzato questi due anelli e sono dei semplici anelli a peyote, ma il risultato secondo me è veramente molto molto carino. Fatemi sapere cosa ne pensate, quale vi piace di più. Qui ho applicato tre cristalli Swarovski, sono i Rose Monté, ve li faccio vedere più da vicino, ecco qui. E poi ho realizzato appunto questo qui nero e secondo me sono molto carini, semplici ma indossabili, portabili tranquillamente. Si possono realizzare ovviamente in tutti i colori che volete, in tutte le dimensioni, si possono realizzare anche più fascette sottili in modo da indossarne appunto magari due o tre di colorazioni diverse. E infatti io credo che ne realizzerò uno per me, anzi tre per me, nelle colorazioni dei metalli che sapete io adoro tantissimo, quindi oro, argento e rame. Queste sono le mie creazioni dell'ultimo periodo. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere qual è la creazione che vi piace di più tra queste che vi ho mostrato, tra le scatoline, i biglietti e gli anelli. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo tutorial a tema natalizio. Un bacio e alla prossima, ciao!